La lista Civitas scende in campo e lancia la sua ricetta politica per le elezioni del 2022 a Como. Un incontro pubblico questa mattina al Palazzo del Borgo, aperto a cittadini e addetti a lavori, per spiegare il progetto di città pubblica. E abbiamo ovviamente in mente la primavera del 22, è un percorso che noi ci auguriamo di non fare da soli, anzi stiamo lavorando in maniera anche molto determinata perché intorno a noi si costruisca un gruppo significativo anche con altre realtà politiche del centro-sinistra ovviamente. Abbiamo stabilito in questo periodo relazioni importanti, avremo a breve un incontro col segretario provinciale del PD per vedere di arrivare a concludere in maniera significativa, però noi lo diciamo, noi siamo già in campo. Presenti all'evento anche Tommaso Legnani, segretario cittadino del Partito Democratico, e Fabia Leotti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Como. Segnale che le forze politiche di opposizione lavorano insieme in vista dell'importante appuntamento elettorale. Magatti, sul nome del futuro candidato sindaco per le forze del centro-sinistra, non si sbilancia. Ovviamente questo nome sarà fatto, io spero tutti insieme. Al momento dunque l'ipotesi più accreditata resta la candidatura a sindaco per la compagine del centro-sinistra di Vittorio Nessi, consigliere comunale di Svolta Civica ed ex magistrato.